mi interessava moltissimo questo passaggio, lo dicono tutti gli storici, a me interessava come cineasta, di lui che capisce, cioè il fascismo, e lui capisce che mettersi in mostra la fotografia, il cinema, la radio sono un'arma potentissima di propaganda, che mi pare lo stesso Hitler riconobbe e apprezzò, e naturalmente non so se contemporaneamente Mussolini e anche i sovietici. E noi siamo giustamente convinti e aspiriamo alla libertà di scelta, ma esiste un essere umano totalmente libero nella scelta? No. Non è possibile, perché è ovvio che siano, i condizionamenti sono infiniti. Il potere che vuole conservare se stesso individua gli strumenti più potenti in quella direzione, che oggi sono quelli che conosciamo, ma al tempo, negli anni 20, 30, 40 del Novecento, erano certamente quegli altri, che davano un'immagine schematica, quasi da enorme pupazzo o pupo siciliano, dell'essere umano che comanda.